gradiente che va da sud-est a nord-ovest. Un altro esempio ottimo di effetti di ondate di calore che hanno agito in maniera indiretta è quello delle morie di Gorgoni. C'è stato un aumento, ad esempio, di cigliati, per cui la temperatura che ha portato alla proliferazione di cigliati. Ad esempio di ondata di calore famoso mediterraneo, quello del 2003, in concomitanza con un abbassamento della profondità a cui si è il termoclima, ossia la massa d'acqua più calda si spinge al di sotto, quindi a profondità maggiori rispetto a quelle che si vedevano regolarmente, e quello ha portato ad un evento di mortalità di massa, anche perché tante delle specie che vivono di sotto del termoclino sono specie che generalmente non sono esposte a temperature alte, per cui la temperatura dell'acqua, la massa sovrastante si scalda molto e si abbassa, è chiaro che tutte queste specie vengono esposte a temperature che sono stressanti. Sono un pescatore in apnea da circa 40 anni, sono sempre stato un osservatore, oltre che pescatore comunque sono sempre stato appassionato della natura, quindi dell'osservazione, dello studio. E diciamo che per quanto riguarda le specie, chiamiamole aliene, quelle che non erano abituali nei nostri mari, tipo la cernia bianca, la cernia dorata e il dotto, queste sono in aumento, io non le avevo mai viste in 30 anni. Sicuramente tante delle specie che sono introdotte arrivano da mari tropicali, era il motivo principale che era il Suez. Per cui specie che sono, definiamole come affinità di acque calde, potrebbe avere un successo maggiore rispetto a specie che sono introdotte, no, da altre regioni. Ci potremmo anche aspettare che queste specie introdotte da mari più caldi siano competitivamente superiori a quelle indigene quando la temperatura si alza. Okay, poi pensate che comunque le interazioni tra specie, competizione, predazione, egoismo, facilitazione, sono comunque influenzate dalle condizioni ambientali esterne, per cui una volta che si cambiano in maniera così drastica le condizioni ambientali esterne, si cambiano anche le interazioni tra specie. Quindi il progetto Artificio al Mare è stato finanziato nell'ambito della Corte Europea Horizon 2020. Lo scopo principale è quello di valutare l'efficacia di soluzioni naturali nel mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, sia a livello ecologico ma anche socio-economico. Principalmente queste soluzioni naturali sono tre. Una, il ripristino di habitat chiave. I mari europei sono kelp o fucoidi. La seconda soluzione naturale sono le aree marine protette. Preservando la biodiversità e il funzionamento di un ecosistema, probabilmente si aumenta la resistenza e la resilienza ai cambiamenti climatici. E chiaramente per far questo, per identificare queste zone, questi bright spot, sicuramente si dà in considerazione gli aspetti socio-economici. La terza soluzione naturale è la pesca sostenibile. Ci sia una maggior adattabilità, magari ci possono essere delle specie che in scenari climatici futuri possono addirittura aumentare a livello demografico e quindi essere sfruttate con maggiore intensità da altre meno. Questi sono gli obiettivi, i tre grandi obiettivi del progetto.